Ciao, sono Mattia Bonini e sono campione italiano di BMX 2012 categoria junior e ho disputato il campionato italiano il 28-29 maggio nella pista di Bergamo, iniziato il sabato con le prove time trial, cioè prove cronometro, e il primo giro l'ho fatto molto bene e ho finito primo, avevo già metà maglia cucita addosso ma ho sbagliato il secondo giro la partenza e sono riuscito comunque a arrivare terzo sbagliando e perdendo alcuni secondi in partenza e ho chiuso con la medaglia di bronzo. Domenica campionato italiano assoluto, e categoria molto importante, quasi professionistica, e le prime tre manche ho fatto primo, ho vinto le prime tre manche e la finale sono partito male. Però sono riuscito a recuperare subito sulla prima linea, avevo una buona prima linea e una progressione perfetta. Sono uscito dalla prima curva in prima posizione e ho mantenuto la gara fino alla fine. È stato un anno, è iniziato l'anno molto bene, ora ho altre tappe del Triveneto e circuito italiano da gareggiare, speriamo che vada tutto bene. Ringrazio il mio team, la mia pista, il mio preparatore atletico Damiano Scolari, il mio amico allenatore Mattia Falavigna e tutta la squadra. Ciao, sono Nicolo Bonini, campione italiano di BMX 2012, categoria esordienti. Il weekend è partito molto bene con la vittoria nella categoria esordienti di time trial, cioè cronometro, con un buon giro e la vittoria, aggiudicandomi la coppa e la medaglia d'oro. E la domenica le manche di qualifica sono partite molto bene, con tre primi e si è svolta dopodiché i quarti di finale, sempre in testa, la semifinale anche quella e la finale molto combattuta con il mio amico di Milano, sono partito molto bene e sono riuscito a tenere e anche a dare un buon margine. Ho vinto questa categoria che è diventata categoria agonistica e sono molto contento. Devo ringraziare soprattutto la pista in asfalto, il mio allenatore Mattia Falavigna e mio papà Gianni Bonini.